La manifestazione, non autorizzata, degenerò quando un gruppo tra i più facinorosi tentò di raggiungere il palazzo della prefettura in Piazza dei Signori, ma trovò il blocco delle forze dell'ordine. Allora volarono sedie, tavoli, vennero lanciate pietre, esplosi petardi e bombe carta. Era il 28 ottobre dell'anno scorso e il centro di Verona si trasformò in un campo di battaglia. Per quegli eventi, che seguivano una protesta dei commercianti contro le restrizioni dell'allora governo Conte, il questore di Verona, Ivana Petricca, ora ha disposto il DASPO, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e il divieto di accesso agli esercizi pubblici per 10 persone, alcune militanti dei movimenti della destra radicale scaligera. I 10 indagati sono stati denunciati con diverse accuse, tra queste devastazione e saccheggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali aggravata. Le 10 persone sono state identificate tra circa 300 manifestanti. Tre di loro, all'epoca degli avvenimenti, erano minorenni.